La maggioranza mi ha messo per iscritto che ha accolto le mie osservazioni e hanno già posto in essere quelle azioni per andare nella direzione di trasparenza e di pari opportunità. Quindi è evidente che di fronte a questo atto di grande serietà, di grande responsabilità di tutti i consiglieri comunali di maggioranza, io non posso fare altro che continuare a servire fino all'ultimo giorno la mia città. Il sindaco di Taranto, Ipazio Stefano, resta dunque al suo posto. Azzerata la giunta comunale e annunciate le sue possibili dimissioni dopo il caso della nomina degli scrutatori per il prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre, questa mattina nel corso di una conferenza stampa il primo cittadino ha deciso di accogliere le attestazioni di stima che gli sono pervenute dalla maggioranza, dalle istituzioni e dai cittadini. Resto per rispetto alle istituzioni e alla città, ha detto Stefano, che ha però subito sottolineato di voler chiarire a partire da oggi, è convocata una riunione di maggioranza, non pochi aspetti, soprattutto di natura etica, indispensabili per traguardare il mandato elettorale. Dal caso delle commissioni consiliari, per alcune di esse sarà necessario l'azzeramento, spesso a lavoro per inutili discussioni e tanto spreco di denaro pubblico, alla giunta che andrà rivista e nella quale troveranno posto persone capaci, competenti e dedite al lavoro. Io mi auguro un rimpasto, perché vuol dire che c'è un maggiore apporto di idee e di contributi. Se il rimpasto non sarà possibile, nel senso che se rimarrà soltanto le energie che ci sono, parleremo di una nuova giunta, cioè naturalmente lasciando le persone che hanno lavorato bene. Un appello anche alle opposizioni per collaborare e portare a termine le tante iniziative frutto del lavoro di questi anni. Quanto al PD, il sindaco non ha condiviso le dichiarazioni rilasciate ieri dal segretario Costanzo Carrieri. Venissero a seguire i lavori del Consiglio Comunale, ha detto. Taranto, ha sottolineato Stefano, è al centro delle attenzioni del governo. Lo dimostra il CIS, la ormai probabile deroga per il piano di riordino sanitario, la dismissione delle aree demaniali ed altro ancora. Tornando alla giunta comunale, ballano alcuni nomi, Guttagliere, Cotugno e Bozza in particolare, ma nessun partito potrà mettere cappello, ha detto infine Stefano.